Torino, che si è fatto promotore di una delibera di iniziativa popolare che ha raccolto più di 12.000 firme ed è passata. Torino è la più grande città d'Italia che ha dichiarato l'acqua come servizio privo di rilevanza economica. Sì, anche a noi come a Cinzia Bottene del Movimento Natal Molin piacerebbe vedere il nostro sindaco qui, però per noi è più di un'utopia vedere Chiamparino qui tra questi sindaci che con la fascia manifestano per l'acqua pubblica, perché Chiamparino invece aveva altre idee, quelle di mettere Smart sul mercato, la nostra azienda idrica, di farla confluire in una grande holding. Non c'è riuscito grazie a una mobilitazione popolare come quella di oggi. Siamo riusciti con un'azione che ha portato appunto a raccogliere 12.000 firme, a far votare al Consiglio Comunale di Torino una delibera che afferma che il servizio idrico deve essere gestito senza scopo di lucro e che la gestione deve rimanere interamente in mano pubblica. È un risultato straordinario per una città come Torino, dove avevamo contro tutti i poteri forti della città che avevano già messo le mani sull'acqua, e questo dimostra che questa mobilitazione paga se ce la mettiamo tutta. E voglio esortare tutti i comitati territoriali, oltre alla battaglia referendaria, anche a continuare quella delle delibere per modificare gli statuti, perché hanno una grandissima importanza sia politica che giuridica. Gli statuti dei comuni e anche quelli delle province devono essere modificati per inserire il principio dell'acqua senza scopo di lucro e privo di rilevanza economica. Non dimentichiamo anche le province, perché le recenti modifiche normative potrebbero portare la provincia ad avere direttamente la competenza sul servizio idrico. E infatti noi abbiamo anche depositato 9.500 firme alla provincia per chiedere la stessa proposta di delibera. Quindi se ci muoviamo, se siamo così tanti, se ci crediamo, la mobilitazione popolare può riuscire. Non siamo destinati a nessuna sconfitta, possiamo vincere, l'abbiamo dimostrato a Torino, l'abbiamo dimostrato in Puglia, lo possiamo dimostrare anche a livello nazionale con il referendum che stiamo lanciando. Con questo saluto tutti quelli che sono qua, do la parola a Paolo per gli altri comitati. Grazie.